Molto spesso le cose semplici sono quelle più complicate da realizzare. Il che, concettualmente, sembra essere un ossimoro, una contraddizione. Sì, perché la semplicità porta con sé una grande responsabilità. La chiarezza, l'immediatezza. Essere semplici significa essere compresi, capiti. Essere semplice significa arrivare a tutti, con un linguaggio adeguato, senza però snaturare nulla. Nel caso di un film, essere semplice significa non perdere di vista il messaggio della trama e l'interpretazione del regista. Qualche giorno fa, in un modo del tutto casuale, ho visto un film importante. Un film bello. Un film semplice. Qualche sera fa ho visto The Green Book. Il film, vado a memoria, ha ricevuto candidature a premi prestigiosi, vincendo, se non ricordo male, qualche Oscar e un Golden Globe. Era finito nella mia infinita lista dei film da vedere, dove troppo spesso ci finiscono pellicole meravigliose che hanno il solo difetto di uscire al cinema o in home video nel momento meno opportuno, almeno per quanto mi riguarda. Preso dalla frenesia della vita, dalle quotidiane impellenze e talvolta dimenticandomene del tutto, mi perdo gioielli inestimabili o, anche solo semplicemente, film godibilissimi. Ma torniamo al film. In questi giorni, i primi di giugno, i nostri TG hanno concesso al Covid un periodo di pausa dalla frenetica vita mediatica in cui si era cacciato, puntando l'attenzione sul caso di George Lloyd, l'afroamericano rimasto vittima di abusi di potere da parte di un agente di polizia, ovviamente bianco. Il tema razziale quindi assume un sapore forte e altresì attuale. Chi mi sta ascoltando non farà fatica a confermare quanto ampia sia stata la risonanza mediatica di questo accadimento. Nonostante i millenni trascorsi su questo pianeta, nonostante il progresso tecnologico e scientifico, parrebbe che non abbiamo capito quanto diversi siamo, noi esseri umani, gli uni dagli altri, e quanto questo sia dannatamente magnifico, incredibilmente stimolante e fottutamente bello. Ma le disuguaglianze esistono, forse proprio perché così variegati, ed eliminarle sembra essere un infinito processo psicologico, sociologico ed evoluzionista. Il film, dicevo, riprende i temi delle disuguaglianze, sia al plurale, perché sebbene sia ambientato a metà anni 50 in un'America fortemente contrassegnata da un profondo e incondizionato quanto assurdo odio nei confronti dei neri, le disuguaglianze la attraversano nella sua vastità, trasversalmente. I protagonisti sono un italo-americano di chiare origini siciliane e un nero. Un povero disgraziato, padre di famiglia, scaltro come solo un siciliano sa essere, ma marchiato da una chiara tempra morale, sicuramente contagiata, o peggio, inquinata da un retaggio culturale inadeguato e da contratti sociali obsoleti, arcaici e mafiosi. Nick Vallelonga, che per una serie di eventi finisce a fare da autista a Don Shirley, musicista, virtuoso del pianoforte. Nero. I due partiranno per una tournée verso i paesi del sud, quelli che, per intenderci, storicamente sono i più razzisti. Il loro viaggio sarà un emozionante cammino all'interno di uno spaccato di società. Un percorso lineare, crudo, semplice. Nick, burbero e poco istruito, e Don, raffinato ed elegante ma schiavo di un'attitudine estremamente cauta. Il film ovviamente ci racconta una storia sull'amicizia di due esseri umani diversi fra loro in un modo netto, dal colore della pelle agli usi e ai costumi, ma che, con un reciproco impegno, si sforzano di comprendersi, di eludere le reciproche barriere sociali e culturali per provare a collaborare durante la parentesi del viaggio. Ne salterà fuori un curioso dipinto fatto di sfumature che si mescolano fra loro in un ciclo infinito, senza inizio né fine. Sarò sincero, mi sono sentito particolarmente orgoglioso alla fine del film, perché sono siciliano. Perché sono siciliano come il protagonista del film. E questo particolare siciliano, nonostante un retaggio culturale zavorrato da pregiudizi e fortemente legato a tradizioni di altri tempi, riesce a compiere un passo che alcuni potrebbero definire evoluzionista, ma che io trovo assolutamente naturale. Legare col proprio compagno d'avventura. Rendere piacevole quel viaggio. Ma io sono siciliano. È un film che racconta di due diversi, un immigrato o un figlio di immigrati,
che ha combattuto la guerra, e di un nero con un talento incredibile per la musica, che se fosse stato bianco sarebbe stato accostato ad una divinità. Di un diverso intrappolato in uno stereotipo che cerca di abbandonare, anche se, per assurdo, potrebbe rappresentare quello stereotipo lì la chiave di volta della sua vita, specialmente in quel particolare periodo storico. E di un altro diverso, intrappolato nella sua stessa eleganza, incapace di opporsi ad un odio più grande di lui. Tutto questo è raccontato con una semplicità che scuote. Avete presente il mare, quelle rare volte in cui è fermo, sereno? L'acqua sembra un ammasso di gelatina caduta dal cielo e siete timorosi ad entrarvi per non rompere quella semplice ma potente immagine. Ecco, il film è esattamente quello. Persino nei dialoghi così poco ricercati ma precisi come le mani di un chirurgo, lineari come il discorso di un pecoraio dei Nebrodi e potenti come solo qualcuno che sta immerso tanto nella natura può esserlo. L'indignazione di Nico quando gli viene dato il Green Book è già storia. Mi chiedo se la semplicità e la linearità di una regia sia fondamentale nello storytelling, affinché chi guarda, chi ascolta, possa godere al massimo della narrazione e degli espedienti atti ad enfatizzarla. Essere semplici è difficile. Bisogna avere le idee chiare. Per avere le idee chiare bisogna essere sicuri, a volte presuntuosi. Bisogna rischiare. Ottenere come risultato l'essere accettati è un atto che richiede coraggio, ma anche sicurezza nei propri mezzi. Bisogna essere un pelo presuntuosi, chiari. Bisogna essere semplici. Questo era Green Book. Guardatelo.